Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro Talk on Web di oggi, in occasione del quale avremo l'opportunità di parlare di modelli di sviluppo urbano e territoriale alla prova delle sfide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso PNRR. Intanto, prima di iniziare, alcune informazioni di carattere tecnico molto importanti per assicurarci che abbiate la migliore performance per seguire i lavori della mattinata. Staremo insieme più o meno dalle 11 alle ore 13. Intanto è necessario chiudere qualsiasi dispositivo abbiate aperto sul vostro PC, in particolar modo la posta elettronica o programmi come Skype e Teams, quindi bisogna essere collegati soltanto con la nostra aula virtuale. Qualora ci fossero particolari problematiche di carattere tecnico, potete scrivere nella chat su assistenza tecnica, ci saranno i miei colleghi che prontamente vi daranno risposta su qualsiasi tipo di emergenza o criticità, mentre invece se avete desiderio o comunque di porre delle domande, dei quesiti ai relatori, c'è una chat dedicata alle quali naturalmente faremo in modo di rispondere prontamente. Allora, credo di aver detto tutto, vedo che siete numerosissimi già collegati, intanto ringrazio tutti i relatori per aver accettato il nostro invito e passo immediatamente la parola per l'introduzione ai lavori al direttore della Fondazione IFEL, Pier Ciro Galeone. A te la parola, direttore, e buon talk a tutti. Grazie. Grazie Alessandra, grazie a tutti voi che state entrando nella questa stanza virtuale ed avete quindi accettato il nostro invito a passare un paio d'ore per riflettere intorno al tema appunto modelli di sviluppo urbano e territoriale alla prova delle sfide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Faremo questo a partire sicuramente da un'analisi di una ricerca, dall'analisi dei dati e dai risultati di una ricerca che abbiamo fatto insieme al CRESME, che verrà poi appunto illustrata da Antonio Mura, e poi dibatteremo a partire da questi dati con Lorenzo Bellicini, che è direttore del CRESME, Giovanni Pineschi dell'Agenzia della Coesione Territoriale, Luisa Franconi della Direzione Centrale per le Statistiche Ambientali e Territoriali di Istat e Paola Ravenna del Comune di Venezia, la responsabile del PNRR che si sta per collegare con noi. Prima di lasciare la parola a Francesco Monaco che farà da moderatore, secondo una parola, insomma, non so che c'è da moderare, ma insomma che tesserà un po', terrà le fila di questa discussione, poi le conclusioni saranno del presidente di IFEL Alessandro Canelli. Allora, noi volevamo mettere in connessione proprio questo tema, i modelli di sviluppo urbano e il PNRR. Il PNRR è inteso come un'importante occasione per il nostro paese, non per tornare indietro alla situazione pre-pandemica, naturalmente, ma per consentire a questo paese di fare un salto in avanti, un salto strutturale. Perché la situazione pre-pandemica dell'Italia dal punto di vista economico non era una buona situazione. Siamo un paese che ha ormai alle spalle decenni di crescita stentata e una crescita stentata che è dovuta principalmente alla bassa produttività, in parte se comparata con gli altri nella manifattura, ma una situazione che non è così preoccupante, ma un divario molto forte sui servizi. E non è un problema di oggi, è un problema che è legato a tanti fattori, è tema di dibattito, la dimensione delle imprese, il nostro sistema finanziario e il sistema, come posso dire, gli scarsi investimenti in ricerca e sviluppo, un mercato del lavoro arretrato nel funzionamento e alimentato da lavoratori con bassa formazione se comparati col contesto europeo, quindi pochi laureati, pochi diplomati, una formazione professionale scadente.
altri temi sono anche quelli della pubblica amministrazione, insomma, il funzionamento della giustizia, la burocrazia italiana. Va bene, ma noi oggi vogliamo cercare di affrontare da un altro punto di vista, cioè vorremmo mettere in collegamento la produttività e i territori, non solo nel senso classico che viene trattato spessissimo del tema del divario territoriale, no? C'è un forte, l'Italia è un paese che presenta una polarizzazione molto forte, un forte divario territoriale tra nord e sud, oramai non solamente tra nord e sud, e quindi differenze regionali e anche a volte infraregionali molto marcate. No, noi volevamo affrontare il tema del rapporto fra territorio e produttività proprio nell'ottica del PNRR, cioè in che modo la dimensione territoriale e i governi del territorio possono contribuire al PNRR, questo era un po' l'orizzonte. Partendo dall'idea di come si incrocino produttività e forme urbane, e cioè se sono determinanti per la produttività del paese le forme di agglomerazione, cioè, ovvero che posso dire, le città metropolitane, le reti di città medie, le aree interne, cioè se le forme le forme urbane hanno un'incidenza sulla produttività. Questo è anche un modo, in un certo senso, di rileggere anche il macro divario territoriale tra nord e sud, che potremmo andare a rintracciare anche lì se in effetti questi divari di produttività poi non insistano anche su modelli di sviluppo urbano, sul ruolo che hanno le grandi agglomerazioni, sulla maggiore o minore connessione, ovvero isolamento fra grandi città e territorio. Per far questo partiamo appunto dall'analisi di questa ricerca fatta con il CRESP. Non abbiamo naturalmente soluzioni, nel senso il tema è dibattuto, è un tema di riflessione, però è un tema di riflessione importante anche alla luce del PNRR, perché queste cose nel PNRR praticamente non ci sono. Non ci sono nell'impianto, cioè la dimensione spaziale e territoriale non è ricompresa, probabilmente va recuperata in fase attuativa, ma diventa una dimensione importante sulla quale conviene riflettere, per noi importantissima visto che ci occupiamo come istituto di finanza ed economia locale. Allora, io ho finito con la mia breve introduzione, adesso mi metto ad ascoltare e passo la parola a Francesco Monaco. Che la raccoglie. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Scusate, ho forse qualche problema di connessione che stiamo provando a risolvere. Io direi che possiamo passare la parola direttamente al dottor Mura per l'illustrazione della ricerca e poi avvieremo la discussione con i nostri ospiti. Prego, dottor grazie, Mura. Grazie, buongiorno a tutti. Io premetto che questo studio, che è stato promosso da IFEL e da CRESME, aveva come obiettivo quello di analizzare la competitività delle città italiane in un contesto comparato internazionale. Cioè, l'idea da cui siamo partiti è che il gap della crescita del PIL accumulato negli ultimi 25 anni nel nostro paese sia direttamente collegato con le difficoltà che ha l'Italia di esprimere una crescita della produttività che sia competitiva con i paesi competitor, che questo sia direttamente e profondamente legato con la difficoltà delle città italiane di competere in uno scenario internazionale. In questa presentazione io volevo intanto proporre quello che è il quadro generale che ha già brillantemente sintetizzato il direttore Galeone, ovvero mostrare i numeri della situazione italiana in termini di crescita produttività, di crescita del PIL, illustrare un po', provare a dare qualche spunto interpretativo con i fattori che maggiormente in letteratura sono spesso utilizzati per spiegare questo problema, e focalizzarsi su quello che è il ruolo delle città. E quindi capire se il problema del nostro paese in parte sia legato alle difficoltà delle città italiane, quindi del contesto urbano, delle grandi metropoli, di competere in un quadro internazionale. Quindi spostare in un certo senso il focus al cercare di capire il perché
i benefici dell'agglomerazione in Italia paiono inferiori rispetto a quello che si osserva in altri paesi, e quindi poi lasciare lo spazio al dibattito successivo. Io inizierei innanzitutto fissando alcuni paletti, in particolare cosa si intende per produttività, questo è il termine produttività. Noi distinguiamo tra produttività del lavoro e produttività multifattore. Brevemente, la produttività del lavoro non è altro che può essere misurata, ad esempio, rapportando la produzione, il PIL o il valore aggiunto alle ore effettivamente lavorate durante un periodo, oppure alle unità di lavoro standard in quel periodo. Mentre la produttività multifattore, total factor productivity, in generale invece è un'espressione più generale che cerca di misurare l'output economico in rapporto a tutti gli input produttivi che l'hanno generato. In altre parole, misura il contributo alla crescita, che non è possibile attribuire alla crescita dei fattori produttivi, appunto lavoro e capitale. Quindi diciamo che si va interpretata come correlata con il progresso tecnologico, il miglioramento generale del livello di efficienza del sistema produttivo, quindi tecnico, organizzativo, amministrativo, infrastrutturale e così via. Quindi diciamo che determina quella parte di crescita che si realizza a fattori produttivi invariati. La crescita della produttività oraria, quindi la produttività del lavoro, può essere quindi messa in relazione alla crescita della produttività multifattoriale e alla crescita del capitale fisso per ora lavorata. Questa diciamo che è la definizione generale che è data dall'OECD, che fissa gli standard per la misura della crescita della produttività, quindi che viene calcolata diciamo in maniera residuale. Poi presenteremo anche una parte dello studio, le misure della Commissione europea che si differenziano da quelle dell'OECD perché cercano di scorporare dalla crescita della produttività multifattore l'effetto, cosiddetto effetto della composizione del lavoro, ovvero se in un sistema economico le ore lavorate si distribuiscono in maniera diversa verso settori a più alto valore aggiunto, questo ovviamente fa crescere la produttività oraria, anche se la produttività multifattoriale rimane invariata, diciamo. Però questa, diciamo, era secondo me una doverosa premessa per capire quello di cui si parla. Brevemente, si è già detto che è risaputo che l'Italia ha un problema di crescita economica, ovvero, guardando ad esempio gli ultimi 25 anni, difficoltà nel mantenere dei tassi di crescita competitivi rispetto agli altri principali paesi europei. Se dividiamo gli ultimi 25 anni in tre parti, ovvero parte precedente la crisi finanziaria, che diciamo a cavallo dell'ingresso dell'introduzione della moneta unica e la parte successiva, ovvero il quinquennio pre-pandemico, è evidente che il problema italiano non risiede nella capacità di affrontare shock esogeni come può essere appunto la crisi sanitaria e quindi la crisi economica che ne ha generato, perché in tutti questi periodi il PIL italiano è cresciuto in media di meno di quello dei principali paesi europei, qui vediamo anche gli Stati Uniti. In particolare nel quinquennio pre-pandemico la crescita è stata piuttosto risicata, 0,8% all'anno, quasi la metà della crescita ad esempio della Francia, che è quella più bassa tra i paesi che qui stiamo considerando. Se poi guardiamo tutti i paesi del mondo, considerando gli anni 2000, è abbastanza eloquente constatare come l'Italia sia il paese che è dietro soltanto a, cioè meglio, che ha fatto meglio soltanto di Grecia e Zimbabwe, diciamo, appena il 3,8% tra il 2000 e il 2019. Prima e dopo la crisi finanziaria ci chiediamo se è possibile spiegare questa crescita anemica con un problema di produttività, intesa nella misura come l'abbiamo definita prima. In effetti quello che vediamo, considerando anche soltanto l'ultimo quinquennio, è che il contributo alla crescita del PIL dovuto alla produttività totale dei fattori in Italia è stato solo dello 0,2%, la metà della Francia, molto meno della Germania e della Spagna. In questi grafici l'Italia l'ha individuata subito perché è quella colorata di rosso, comunque i colori si mantengono in tutti i grafici. Premetto che ci sono molti numeri in questa presentazione perché l'approccio analitico che abbiamo deciso di adottare è quello più rigoroso possibile. Io cercherò di piuttosto che presentare i numeri in sé, ma guidarvi nella lettura, ovvero quello che rappresentano. Quindi è evidente che in Italia c'è un problema di crescita della produttività. Nello stesso periodo, tra l'altro, la componente demografica in Italia, adesso qui non l'ho messo, ma nel rapporto è spiegato bene, ha avuto anch'essa un contributo negativo. E lo stesso vale per l'accumulo di capitale fisso in rapporto alle ore lavorate. L'unico contributo positivo che si è avuto in questa fase, diciamo quello che
portato l'Italia a crescere 0,8% in media nel quinquennio, e quello è dato dall'occupazione, dalla crescita dell'occupazione. Quindi una crescita dell'occupazione in un contesto di bassa crescita della produttività aggregata. In effetti lo vediamo qua in basso, in cui ho messo i numeri di crescita media della produttività oraria negli stessi periodi, e quindi si vede che anche la produttività del lavoro in Italia ha mostrato una dinamica anemica. Qui lo vediamo in particolare in termini di serie storica, in cui è evidente che almeno a partire dall'inizio degli anni 2000 l'Italia ha mostrato una crescita nulla della produttività, un calo marcato nella fase di crisi finanziaria e l'incapacità di una ripresa della crescita nel quinquennio successivo, a differenza di quello che si è avvenuto nei principali paesi competitori. Spegnilo perché non riesco a parlare, grazie. A livello settoriale, già come diceva Galeone, guardando i profili di crescita della produttività oraria, è evidente che una parte di questo gap di crescita sia ascrivibile alla componente dei servizi di base, in particolare servizi, ad esempio, professioni tecnico-scientifiche, commercio, ristorazione, alloggio in genere, e soprattutto alle costruzioni. Mentre la produttività oraria nel settore manifatturiero ha mostrato una crescita, diciamo, più stabile, sebbene inferiore rispetto a quella degli altri paesi. Abbiamo detto prima che la produttività oraria è legata alla crescita della produttività multifattore, quindi cerca di misurare il contributo alla crescita del PIL dato da tutti i fattori produttivi. Qua presento le statistiche elaborate dall'OCSE, quindi vediamo a sinistra che in effetti l'Italia ha mostrato un trend addirittura di calo progressivo della produttività aggregata, che è veramente di lungo termine, che soprattutto non è stata capace nella fase successiva della crisi finanziaria di aumentare l'efficienza produttiva, quindi di far crescere la produttività come è successo in altri paesi come ad esempio Germania o Stati Uniti. Qui a destra vediamo quello che abbiamo anticipato prima, ovvero la crescita media annua nei periodi, quindi pre-crisi finanziaria, durante la crisi finanziaria, post-crisi finanziaria, quindi il quinquennio pre-pandemico, in cui è evidente che esiste un problema di crescita della produttività nel nostro paese. Il metodo della Commissione Europea, o meglio, la Commissione Europea fornisce anche dei dati settoriali, e quindi ritroviamo quello che abbiamo visto in precedenza, ovvero il problema in una parte dei servizi, turismo e servizi professionali, in cui il calo, la tendenza è di forte calo della produttività, ma soprattutto nelle costruzioni. Faccio osservare che sebbene in Italia il problema della crescita della produttività nel settore edilizio e costruzione in generale è molto marcato, diciamo che sembra, anche guardando quello che succede negli altri contesti, che il settore delle costruzioni in sé faccia fatica, in un certo senso, ad aumentare la propria produttività e quindi ad assimilare tecnologie, nuove tecniche produttive e organizzative. Nel settore manifatturiero il problema è, diciamo, di carattere diverso, perché la produttività comunque ha mostrato una crescita. Il settore manifatturiero è anche trainato dalla presenza di molte imprese italiane nei mercati internazionali, però sempre una crescita non paragonabile a quella degli altri paesi competitor. Brevemente, quali sono i fattori che abbiamo detto possono aiutare a spiegare questo problema della produttività in Italia? Ovviamente la dimensione delle imprese è quella da cui partire. In Italia le imprese in media hanno 4,1 addetti, contro 12 della Germania e quasi 6 della Francia, ma soprattutto le piccole e medie imprese in Italia assorbono il 42% dell'occupazione e generano il 26% del valore aggiunto, numeri assolutamente fuori scala rispetto agli altri paesi. Ad esempio in Germania la quota di occupazione delle piccole e medie imprese è il 25% e il 19% del valore aggiunto. È naturale che la dimensione di impresa sia correlata positivamente con il livello di produttività, ma faccio osservare che in Italia non solo le piccole e piccolissime imprese contribuiscono maggiormente alla formazione di ricchezza nazionale, ma sono anche molto meno produttive delle controparti europee. Guardate in alto a destra il grafico: tra 0 e 9 addetti, 29,4 mila euro per addetto nelle imprese italiane, contro ad esempio 47 mila euro in Francia. Man mano che la dimensione aziendale cresce, vedete che il gap di produttività si riduce. Quindi il problema, viene da dire, molto più profondo. Quindi non è semplicemente che in Italia il tessuto delle imprese è formato a piccole e medie imprese, ma è anche meno produttivo, quindi bisogna andare a scavare più a fondo.
La presenza di piccole e medie imprese ovviamente incide sui livelli aggregati di spesa in ricerca e sviluppo nel settore privato, questo è ovvio, però è anche vero che tra le piccole e medie imprese, diciamo, l'innovazione non deriva quasi mai da innovazione che viene all'interno dell'impresa, ma viene piuttosto da un processo di acquisizione, quindi adozione di soluzioni esistenti, e quindi dipende da quella che è, diciamo, la capacità dei dipendenti, della proprietà, del management, quindi della struttura dell'impresa, di essere innovativo e competitivo. Quindi capitale umano, verrebbe da dire, anche perché una forza di lavoro più qualificata ovviamente incoraggia l'adozione di strumenti innovativi. E d'altra parte la letteratura ha dimostrato che buona parte della crescita della produttività osservata in Italia negli anni 80 è spiegata dalla crescita del livello di scolarizzazione media e media superiore, mentre il rallentamento successivo è dovuto, almeno in parte, al minore contributo fornito dall'istruzione universitaria. Il numero che qua presento è la quota di laureati nella popolazione tra 25 e 65 anni nel confronto con gli altri paesi. Poi vi è anche il tema, come accennava il direttore, degli squilibri del mercato del lavoro, che in Italia tende a concentrare gran parte dei rischi sulla classe di popolazione più giovane, ovvero proprio la componente più dinamica e innovativa della popolazione in termini di disoccupazione, bassi salari, instabilità, scarse possibilità previdenziali e di accesso al welfare. Qui a destra, ad esempio, vediamo il tasso di disoccupazione giovanile e la quota di giovani che in Italia non lavora e non studia. Per quanto riguarda invece la struttura proprietaria delle imprese, quindi e il management delle imprese, va detto che in Italia la quota di imprese familiari sul totale delle imprese non è particolarmente superiore a quella degli altri paesi europei. Quello che è una caratteristica invece peculiare delle imprese italiane, o meglio di quella a conduzione familiare, è che nel 66% dei casi il management è tutto interamente gestito dai membri della stessa famiglia. E nella letteratura economica si è dimostrato che la propensione alla spesa di ricerca e sviluppo nelle imprese che sono gestite interamente da un management della stessa, diciamo, proveniente dalla stessa famiglia, risulta significativamente più basso, e lo stesso vale per la propensione a realizzare prodotti e processi innovativi. Quindi il management non è selezionato con un criterio di qualità e di capacità gestionali innovative, ma con altri processi in molti casi. Altro aspetto, come già si accennava, è quello che riguarda il sistema di finanziamento delle imprese, che in Italia è quasi totalmente appannaggio del sistema bancario, che è molto evoluto e sviluppato, mentre lo stesso non può dirsi per il sistema finanziario non bancario e del private equity, e questo, diciamo, pone un freno alle potenzialità di sviluppo delle imprese, specialmente quelle più innovative e più alto rischio. Qui a destra propongo ad esempio un indice di imprenditorialità innovativa sviluppato da Digital 360, che riassume gli investimenti nelle start-up in rapporto al PIL, il tasso di crescita, quindi la capacità del sistema di far crescere rapidamente le start-up a più alto potenziale, e il numero di imprese di start-up, diciamo, che raggiungono un livello di capitalizzazione elevato pur non essendo quotate in borsa. Da qui si vede che in Italia esiste un problema di valorizzazione e quindi di sviluppo delle imprese più innovative. Altro elemento riguarda la presenza delle imprese italiane nei mercati internazionali, e qui faccio osservare che il problema riguarda proprio le piccole e medie imprese, che contribuiscono, come abbiamo visto, in maniera elevata alla crescita della ricchezza nazionale, però non sono presenti come controparti europee nei mercati internazionali, ovvero okay, esportano di meno, soltanto il 12% delle piccole e medie imprese italiane esporta, e soprattutto sono in generale agganciate a filiere più prettamente locali, ovvero anche il processo di approvvigionamento è di carattere locale. Quindi sono meno presenti nei mercati internazionali, e questo, diciamo, che limita o meglio riduce l'impulso a innovare e a risultare più competitive, che è dato invece dalla presenza in un mercato molto più ampio come questo, quello internazionale. Poi si è detto anche del contesto operativo, si accennava, quindi in termini di efficienza amministrativa, corruzione, evasione fiscale. Anche questo è un tema molto studiato a livello economico. Ad esempio, si è stimato che l'evasione fiscale, inducendo distorsione al meccanismo di concorrenza e scoraggiando la crescita delle imprese irregolari che non hanno nessun incentivo a crescere, quindi a esporsi maggiormente alla possibilità di controlli, è responsabile in Italia di una minore crescita della produttività dello 0,2% ogni anno. In altre parole,
soltanto l'evasione fiscale sembrerebbe spiegare fino al 15% del gap di crescita della produttività nei confronti, ad esempio, di Francia e Germania. Qui nel grafico vediamo la quota di IVA, quindi evasa nel 2018, fonte Commissione Europea. Un aspetto che invece in letteratura è meno trattato, che però è proprio il tema che a noi interessa di più, è quanto i annosi di vari territoriali, che sono ben noti essere presenti in Italia, siano responsabili di questo problema, quindi bassa crescita della produttività. In sostanza, in Italia la presenza di aree caratterizzate da enormi gap competitivi si contrappone alla presenza di territori economicamente più progrediti ed efficienti. Ad esempio, noi abbiamo rapportato, o meglio, calcolato la variabilità che si misura nella produttività oraria tra le regioni italiane, e si vede che l'Italia è il paese europeo che mostra la variabilità maggiore. Tra l'altro, guardando la cartina, non sorprende che quello che stiamo dicendo non sia altro che un altro modo di esprimere la ben nota dicotomia tra nord e sud in Italia. Basti dire che tra le regioni del sud, in media, la produttività, in questo caso multifattore, è inferiore del 20% rispetto alle regioni del nord-ovest. C'è da dire che questi divari territoriali si possono esprimere anche in un'altra maniera. L'Italia, infatti, è il paese che mostra il divario più ampio tra aree metropolitane e il resto del paese in termini di produttività del lavoro, in realtà inferiore soltanto a quello della Germania. In altri termini, la produttività delle aree urbane è molto maggiore rispetto a quella del resto del paese, ed è ben noto in letteratura quello che è il ruolo delle città nel guidare la crescita economica di un territorio. Economie di agglomerazione concentrano una popolazione mediamente più istruita, manodopera più qualificata, favoriscono l'allocazione efficiente delle risorse e creano un ambiente fertile per l'innovazione e il trasferimento tecnologico. Questo ci dicono gli studi economici. Tra l'altro, come accennava anche il direttore, lo stesso dualismo tra sud e nord potrebbe essere reinterpretato con questa chiave di lettura. Guardate qua in basso a destra, ho voluto mettere in relazione la crescita annua media dell'economia tra 2014 e 2018 a livello di aree metropolitane, quindi regioni metropolitane, con la produttività aggregata, quindi in termini di produttività multifattore. Quindi vedete, è evidente che esiste una correlazione, forte correlazione tra produttività e crescita annua media del PIL, questo non sorprende. Ma la dimensione dei cerchietti qua è relativa alla dimensione economica demografica della città, quindi si vede che anche economia in termini di reddito aggregato, anche la dimensione in effetti appare intuitivamente correlata con la produttività, ma soprattutto quello che si osserva è che le città del Mezzogiorno mostrano un evidente ritardo sia di crescita che di produttività aggregata rispetto alle città del centro-nord. Quindi, in altre parole, è possibile dire che le difficoltà di crescita nel Mezzogiorno si possono spiegare con una minore qualità istituzionale delle città, che ad esempio faticano ad assumere il ruolo di centri di innovazione, sviluppo e di attrazione di imprese per popolazione più ampia e qualificata. Quindi questo è un tema certamente da approfondire. Allo stesso modo, però, verrebbe a chiedersi se lo stesso ragionamento si può proporre per l'Italia nel contesto competitivo internazionale, ovvero le città italiane negli ultimi 20 anni sono state in grado di sospingere la crescita della produttività e quanto sono state competitive nel confronto degli altri contesti europei? No, questo è un tema che stiamo ancora approfondendo e che poi pubblicheremo in uno studio partire da settembre, però quello che emerge osservando questo grafico, ad esempio, che riporta i trend di crescita della produttività per addetto nelle prime 5 regioni metropolitane, sembrerebbe dare una risposta affermativa, ovvero che esista un problema anche a livello di cittadino in Italia, quindi di capacità competitiva, in termini in questo caso di produttività del lavoro. Quindi si vede che è dagli anni 2000 che le città italiane sperimentano un calo della produttività, un fenomeno che non trova uguali nelle città degli altri paesi, che invece hanno mostrato una crescita anche rapida della produttività, in particolare le città tedesche e quelle francesi.
in basso, ad esempio, vediamo il dato statistico, ovvero tra 2001 e 2018, crescita media annua della produttività del lavoro. L'Italia è l'unico paese che ha visto le prime 5 città metropolitane arretrare in questi termini. In altre parole, i benefici dell'agglomerazione in termini di salari, produttività e innovazione in Italia appaiono minori rispetto al resto del paese, quindi qua lancio un tema per il dibattito successivo. Diciamo che la letteratura spesso si è concentrata sui problemi della gestione dello spazio urbano in Italia, ovvero problemi ad esempio nella gestione del trasporto pubblico, quindi problemi di congestione, una crescita dei valori immobiliari molto elevata nelle aree centrali in termini di locazione e di acquisto. Quindi questi fattori scoraggiano, oltre ad aver generato dei fenomeni di espulsione della popolazione dalle aree più centrali delle nostre città verso le aree periferiche, quindi alimentando ancora di più il problema della mobilità interna, quindi congestione e elevati prezzi della vita, scoraggiano la mobilità verso le grandi città, e quindi in certe parole si potrebbe dire che controbilanciano l'effetto attrattore della città, della metropolitana, verso una fascia di popolazione più giovane e dinamica. Quindi una minore mobilità che in Italia si misura verso le aree urbane, e questo è chiaro che sfavorisce un'allocazione efficiente delle risorse sul territorio, ostacolando i meccanismi di agglomerazione che sono alla base della maggiore produttività delle aree urbane. Quindi questo è, diciamo, un elemento interpretativo. Io non mi voglio spingere oltre, dico soltanto che nello studio abbiamo analizzato aspetti anche più generali della competitività delle aree urbane. Abbiamo dimostrato che quello che si osserva, ovvero la riduzione della produttività, è l'effetto di tutta una serie di ritardi che le città italiane hanno accumulato in questi anni rispetto ai competitor internazionali in tutti i pilastri della competitività territoriale. Quindi qualità della vita, qualità ambientale, in generale capacità di produrre, diciamo, di avere un sistema economico produttivo efficiente, e soprattutto capacità di assorbire e produrre innovazione tecnico-scientifica e anche di processo, diciamo. In un contesto, c'è da dire, al contrario di altre città europee, di crisi demografica, quindi di invecchiamento strutturale, quindi minore capacità di crescita demografica, specialmente in riferimento alla popolazione più giovane. Quindi io spero di aver dato un po' di tematiche utili per alimentare il dibattito, quindi do la parola ai relatori. Grazie, dottor Mura, molte grazie per questa presentazione. Innanzitutto mi scuso, ma ho un problema di connessione, quindi non potrò accendere la videocamera. Spero però che mi sentiate bene. Noi abbiamo, diciamo, con questa presentazione abbiamo adesso sul tavolo una serie di temi che possono essere utilmente sviluppati. Inizierò questa carrellata, diciamo, di valutazioni, di opinioni, di confronto. I relatori sono stati presentati. Io vorrei chiedere innanzitutto alla dottoressa Franconi della Direzione Centrale per le Statistiche Ambientali e Territoriali dell'Istat un loro punto di vista su questi temi della competitività urbana, con riguardo anche alle riflessioni che ovviamente ogni anno l'Istat fa nel rapporto appunto territoriale. Nel rapporto territoriale 2020 noi sappiamo che sono state definite e approfondite, diciamo, gli studi e le analisi sia sulle città metropolitane sia sulle 21 principali realtà urbane. C'è una riflessione sulle aree funzionali urbane, c'è un focus anche sui piccoli comuni e le aree interne. Quindi complessivamente, in una logica di paese, secondo l'approccio del rapporto, qual è il punto di vista dell'Istat sui problemi complessivi della competitività delle città e anche del territorio. Prego, 15 minuti. Grazie molte, buongiorno a tutti. Io spero in realtà di prendere meno tempo in modo da alimentare un dibattito e avere anche delle domande dalle persone che ci stanno ascoltando. È vero, Istat ha prodotto lo scorso anno per la prima volta un rapporto sul territorio dove vengono analizzate
molte geografie e molti quindi diversi aspetti del divario territoriale in Italia. Mi vorrei prima di tutto soffermare, il mio sarà più che altro un'analisi molto territoriale dell'approccio che noi stiamo sviluppando in Istat, e cioè la creazione di geografie complete che riguardi il complesso degli ambiti, e quindi fornire delle mappe tematiche funzionali da utilizzare come lenti per una lettura integrata dei luoghi. Quindi tutti questi luoghi che ha presentato brevemente il dottor Monaco sono stati sviluppati negli anni, analizzati, ci sono classificazioni, ci sono dati, e questa è, credo, la cosa molto importante che l'Istat può fornire. Partendo dalla vera e propria urbanizzazione, quindi un'analisi che Istat ha fatto nel 2017 in un volume dedicato a questo tema, che anzi propongo a tutti nella chat con un link al volume Istat sull'urbanizzazione. Ecco, dicevo, in questo volume Istat ha prima di tutto identificato la struttura urbana, la maggiore struttura urbana, e quindi 21 principali sistemi locali del lavoro dove si concentra la maggior parte della popolazione. E questo perché crediamo fortemente che la geografia dei sistemi locali, quindi la perimetrazione urbana dei sistemi locali, possa dare una lettura contemporaneamente sociale ed economica, essendo basata sul pendolarismo per motivi di lavoro, così come fotografato nel censimento della popolazione. Quindi noi abbiamo delle aree funzionali che superano i limiti, i meri limiti dell'urbanizzato o dell'edificato, per descrivere delle geografie che sono quindi vive in un certo senso e dipendono dalla mobilità delle persone nel territorio. E tramite questa geografia, quindi identifichiamo prima di tutto le principali realtà urbane, quindi i sistemi locali delle 14 città metropolitane dei sistemi locali maggiormente popolati, con più di mezzo milione di persone, quindi parliamo di Como, Bergamo, Busto Arsizio e Padova, insieme ad altri sistemi locali che hanno un capoluogo molto importante, quindi con demografie importanti, più di 200.000 abitanti. Questa è una prima struttura. Poi successivamente andiamo ad analizzare la struttura delle città medie, come identificata. Le città medie sono state proposte da IFEL nell'accordo di partenariato 2014-2020, e noi abbiamo identificato i sistemi locali che hanno queste città medie come capoluogo, e quindi che possano rappresentare un livello intermedio di urbanizzazione. Con questi due ambiti, rapporto sul territorio, che anzi ora giustamente vi metto nella chat il link, andiamo ad analizzare vari aspetti e varie tematiche, che spaziano dall'aspetto demografico ad aspetti economici, quindi la produttività ed altro. Quello che mi preme dire è che comunque, oltre a questo ambito strettamente urbano, e che sicuramente è di maggiore interesse in questo ambito di questo seminario,
L'OCSE ha suggerito ultimamente, nell'ultimo volume pubblicato in questo, su questi aspetti nel 2020, Delineating Functional Areas for All Territories, appunto la necessità che di fornire al legislatore, al policy maker, delle aree funzionali su tutto il territorio, perché soprattutto nelle aree più rurali, nelle aree meno sviluppate, i sistemi locali e quindi le aree funzionali possono esprimere questi legami che esistono nel territorio tra vari comuni, le reti che esistono tra vari comuni, e dare quindi una lettura anche di questo ambito molto più frastagliato. Bisogna dire che comunque in Italia c'è una grande attenzione per la forma urbana, diciamo così, piccola e comunque di valore. E pensiamo alla definizione delle geografie delle aree interne e alla geografia dei borghi, e anche queste analizzate nel rapporto sul territorio. E quindi ha un modo integrato di leggere il territorio. Ora, questo PNRR ha molteplici azioni e molteplici assi sul quale sviluppare delle politiche. Ho visto delle azioni che si concentrano maggiormente nelle città metropolitane oppure nelle regioni o anche in città di media grandezza o borghi. Il suggerimento che ci sentiamo di dare come istituto di statistica è quello di considerare anche la geografia dei sistemi locali del lavoro come un modo di leggere il territorio, perché insieme a questa geografia noi forniamo molti dati che sono di sicuro interesse per il policy maker. L'altro aspetto fondamentale del PNR è l'aspetto dell'ambiente, della tutela dell'ambiente e della quindi produttività sostenibile, quindi economia e ambiente nello stesso ambito. Questo è un altro tema fortemente di interesse per gli istituti nazionali di statistica e l'ISTAT ha recentemente analizzato questi temi anche in ottica di economia, di contabilità ambientale. E quindi un forte stimolo anche a tenere in considerazione i territori da un punto di vista ecologico. Istat ha rilasciato l'anno scorso la mappatura degli ecosistemi, le ecoregioni italiane, che sono porzioni di territorio più o meno ampie, che hanno caratteristiche ecologiche omogenee e che sono dettate dall'interazione tra le varie specie, comunità naturali e l'ambiente fisico, e quindi ora offre una mappatura degli aspetti ecografici ed ecologici a livello di comune. Di nuovo vorrei fornire il link alla pagina dell'Istat dove sono pubblicate le ecoregioni. E questo perché è importante per una lettura integrata, perché il PNRR ha un forte accenno alla sostenibilità dell'economia e quindi a questi aspetti di mantenimento della nostra grande biodiversità. L'Italia è uno dei paesi maggiormente,
diciamo così, fortunati da questo punto di vista, grazie alla sua posizione, alla sua particolare conformazione geografica. E quindi sicuramente questo è un ambito da tenere in considerazione nello sviluppo del PNR. Il PNR comunque ha avuto un capitolo speciale, un capitolo dedicato nel rapporto annuale dell'Istat che è uscito una decina di giorni fa e quindi all'impatto che questo può avere nel nostro paese. Vi ho mandato il link anche del rapporto annuale dell'Istat. Io mi fermerei qui e, suggerendo di sfogliare il nostro rapporto sul territorio, dove sono analizzati da vari punti di vista questi aspetti, e magari sollecitare invece domande da parte dei nostri ascoltatori. Grazie. Grazie dottoressa, grazie molto. Mi associo alla sua, diciamo, richiesta di sollecitare domande eventualmente dai nostri ospiti, che vedo numerosi. E grazie anche delle informazioni che ci ha dato. Io direi che abbiamo un quadro di riferimento, di dati completo per fare valutazioni, per fare discussioni, eccetera. Ricordo anche la banca dati degli indicatori territoriali di Istat sul progetto PON Governance, che ci offre, diciamo, agli operatori questi 327 indicatori che sono, diciamo, un punto di riferimento per fare la valutazione di tutte le politiche. Grazie soprattutto di averci dato questo impianto, diciamo, di territorio complessivo, e quindi rinviamo sicuramente a tutti i documenti che lei ha postato per gli approfondimenti del caso, insomma, sulle varie questioni. Ma per restare al tema della competitività delle città metropolitane, del contributo che le città metropolitane, le 14 città metropolitane possono dare, diciamo, alla ripresa e alla ripresa del nostro paese, volevo chiedere alla dottoressa Paola Ravenna, che è responsabile dell'organismo intermedio del comune di Venezia, ma titolare dunque delle linee sul PON città metropolitane, volevo chiedere, dal punto di vista della programmazione degli interventi e dal punto di vista anche dei rapporti della città metropolitana, non solo con l'Interland, quindi della città capoluogo con l'Interland, dei comuni metropolitani, e soprattutto con il sistema di città medie, nel Veneto in questo caso specifico, anche alla luce delle aperture che nella bozza di accordo di partenariato riscontriamo circa la necessità, appunto, di aprire interventi e investimenti anche delle città metropolitane, anche alle necessità, insomma, dei comuni della cintura urbana. Ecco, dal suo punto di vista, qual è la valutazione dello stato dell'arte, come ritiene che nella prospettiva si possano mettere in piedi, anche sulla base dell'esperienza positiva del PON Metro, degli interventi che abbiano questo carattere un po' più di territorio allargato, diciamo, rispetto alle esigenze specifiche, appunto, della città metropolitana. Prego Paola, e grazie per la disponibilità, 15 minuti anche per te. Abbiamo forse recuperato qualche minuto perché la dottoressa Franconi, diciamo, si è fermato un po' prima, però prego. Ok, grazie Francesco, buongiorno a tutti. Scusate, ho avuto qualche problema di connessione, sono entrata e uscita, oltre al fatto poi che mi collego dall'ufficio e quindi ogni tanto entra qualcuno dalla porta per questioni lavorative. Allora sì, come ha detto Francesco, io sono responsabile dell'organismo intermedio del PON Metro, ma aggiungo, collegato alla domanda che mi hai fatto sulla questione delle città medie, sono anche responsabile dell'autorità urbana dell'asse 6 del PORFESR della Regione Veneto. L'asse 6 è lo sviluppo urbano sostenibile. Perché la Regione Veneto, parallelamente al PON Metro, per quanto riguarda il Veneto, ha individuato nel suo piano operativo del FESR
anche un asse per lo sviluppo urbano sostenibile, che per questo periodo di programmazione 14-20 ha individuato come autorità urbane i comuni capoluogo e poi un agglomerato della zona del Brenta, della Riviera del Brenta, per cui appunto non solo la città metropolitana o il comune capoluogo come nel nostro caso del Pometro, ma anche le città capoluogo. Per la nuova programmazione 21-27 la Regione Veneto ha intenzione di aumentare lo stanziamento e di dedicato allo sviluppo urbano sostenibile e di includere anche agglomerati di comuni che riguardano zone di città, cioè città o territori, diciamo, con uno sviluppo, una densità abitativa media di interesse fondamentale per lo sviluppo regionale. Allora, venendo alla domanda, noi, come non so se tutti lo conoscono, il Pometro è un programma dedicato ai comuni capoluogo delle città metropolitane con diciamo due connotazioni metropolitane. Una è quella, cioè proprio fisica, di coinvolgimento di almeno il 70% dei comuni della città metropolitana per quanto riguarda tutti i progetti di agenda digitale, ovvero dell'asse 1, e quindi coinvolgimento di almeno il 70% dei comuni della città metropolitana, che nel caso della città metropolitana di Venezia sono 44 comuni, per cui almeno 33 li stiamo coinvolgendo nello sviluppo dell'agenda digitale. E su una popolazione, città metropolitana di Venezia, di 900.000 abitanti. E dall'altra c'è anche invece un aspetto più diciamo disciplinare concettuale. Se a Monte del Pometto c'era questa idea, se si interviene sul comune capoluogo, che è dove si concentrano di più le criticità e le opportunità, si ha un beneficio per tutta l'area metropolitana. E aggiungo non solo per l'area metropolitana intesa come confini amministrativi, ma ancora di più in quella che è definita l'area funzionale urbana, no? Per esempio un tema per tutti, no? Se si parla di turismo a Venezia e quindi di mobilità ovviamente collegata, non solo si esce nei legami, nei rapporti dall'area metropolitana, ma anche dalla regione, cioè noi abbiamo turisti pendolari che vengono, per esempio, dal lago di Garda in giornata a visitare Venezia. Ovviamente tutto questo prima della pandemia, però adesso devo dire che già almeno per il fine settimana è in forte ripresa. Ma venendo invece agli altri temi che sono quelli cioè di quelli che sono i fattori di leva per lo sviluppo e l'aumento della competitività delle città metropolitane, che sono i temi affrontati, cioè l'agenda digitale, tutto il tema ambientale, sviluppato e declinato in mobilità sostenibile, mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, gestione per quanto ci riguarda personalmente il centro storico, ma veramente non solo il centro storico, anche la terraferma. La gestione dei fenomeni dell'aspetto idrogeologico e quindi anche gli effetti delle bombe d'acqua, per cui insomma tutto un tema legato all'agenda digitale che migliora la connessione e l'accessibilità alla città e poi tutto il tema invece legato alla qualità della vita, che significa, oltre che una qualità ambientale, significa anche opportunità di trovare una residenza dignitosa, opportunità di avere un lavoro e opportunità di avere anche un aspetto, un tempo libero di qualità, insomma, un'offerta legata a quelle che sono definite le facilities, con l'aspetto culturale. Allora, nel seguire e questi, insomma, e nella qualità della vita, inserisco anche l'inclusione sociale, che è uno dei grandi temi del Pometro, ma anche del PORFES della Regione Veneto per quanto riguarda lo sviluppo urbano sostenibile. Tutto il tema dell'inclusione sociale, non intesa con la vecchia accezione di inclusione sociale, ovvero di includere gli emarginati, ma anzi quello della social innovation, e quindi prevenire l'esclusione sociale e attivare quei fattori che
che creano un territorio nel quale ciascuno possa trovare quelli che sono, insomma, questi elementi di vita come l'abitazione, il lavoro e il tempo libero. Grazie al Pometro, appunto, per quanto riguarda l'agenda digitale, noi abbiamo realizzato una piattaforma per l'erogazione dei servizi online, cioè la conclusione del procedimento dalla domanda fino all'emissione del certificato o quello che è procedimento online, si chiama piattaforma Dime, e che stiamo estendendo agli altri comuni, ma non solo, devo dire, anche altre città ce l'hanno chiesto in riuso. E questo, diciamo, facilita, pensando alla competitività e alla produttività, facilita il rapporto, cioè quel rapporto difficile tra l'iniziativa privata e la pubblica amministrazione, che in alcuni casi, soprattutto per quanto riguarda gli imprenditori, viene vista quasi, insomma, come un ostacolo. Grazie diciamo, al Next Generation EU e quindi la prima tranche di fondi legati al programma, ai fondi React, al programma React, e successivamente speriamo al PNRR, anche se non c'è ancora ben chiaro come potremo gestirlo, sicuramente con i fondi React noi svilupperemo ulteriormente la tipologia dei servizi inseriti in piattaforma per i quali tutto il procedimento si potrà concludere online. Venendo di nuovo agli elementi di sviluppo della città metropolitana, il Pometro ci ha consentito anche di intervenire sul grande fattore critico che vale per tutta la città metropolitana, devo dire, non solamente nel centro storico, che è quello dell'accesso all'abitazione, per cui ci ha consentito di rimettere in circolazione unità abitative. Sia di edilizia popolare, ma anche quello che viene chiamato il social housing, quindi per la classe media, per soddisfare, insomma, la domanda necessaria. Quindi le due domande erano, sì, il collegamento tra il comune capoluogo e i comuni della città metropolitana. La città metropolitana di Venezia, come sapete, è articolata tra ovviamente Venezia, quindi il centro storico, le sue particolarità, e le isole. Venezia, centro storico e le isole, tutta la parte diciamo del Veneto orientale, cioè quindi tutto il litorale che arriva fino a Gruaro, insomma tutta la parte di costa, e poi la parte della terraferma, diciamo verso sud, che include il polo industriale di Porto Marghera, sul quale noi speriamo con il PNRR di poter intervenire per la riconversione industriale di siti abbandonati o in via di dismissione, e poi arriva fino al comune di Chioggia, al quale siamo legati, ahimè, purtroppo, per il tema della quadra, insomma, è anche un luogo che viene colpito da questo fenomeno della quadra. Per quanto riguarda i rapporti con le città, diciamo, le città medie del Veneto, noi in questa fase di programmazione passato 2014-2020 abbiamo lavorato molto sul tema dell'agenda digitale, quindi della possibilità di avere connessioni, diciamo condivisioni di sistemi, perché appunto, insomma, ormai, cioè, i confini, sappiamo che i confini amministrativi non, cioè, non fermano i flussi di persone e merci. Ma per ora mi fermo qua, sono più disposta, cioè sono qua disposta alle domande specifiche, insomma, su progetti specifici. Grazie molte Paola. Stanno arrivando delle domande per i relatori, faremo poi un secondo giro sicuramente, ce ne sarà qualcuna anche per te. Intanto io approfitterei però della presenza di Lorenzo Bellicini, del CRESME, che appunto è autore della ricerca, di allargare lo sguardo in una chiave comparativistica. E quindi è stato detto anche nella relazione di presentazione, è stato fatto un accenno, però la cosa che vorrei chiedere a Lorenzo è appunto questo tema della competitività, della produttività delle città metropolitane in Italia, considerata la specificità del nostro territorio, la rete territoriale che un po' ci ha descritto l'Istat, nel confronto internazionale europeo,
come ne esce e quali sono le prospettive anche alla luce degli investimenti che su energia, transizione digitale, inclusione sociale, appunto, si faranno nei prossimi anni sul PNRR, ma anche sulla politica di coesione. Prego Lorenzo. Allora, salve, buongiorno a tutti. Diciamo che provo a rispondere a queste sollecitazioni di Francesco Monaco, riprendendo anche alcuni degli elementi che sono emersi dalla presentazione del dottor Mura. E allora, diciamo, è chiaro che noi poniamo l'attenzione su questo tema della produttività perché emerge come uno dei grandi temi della discussione oggi, no? C'è da dire che non sempre l'Italia ha avuto livelli di produttività così bassi rispetto agli altri paesi europei, come prima cosa, no? Quindi c'è un problema di tempi. Cioè negli anni 70 e negli anni 80 la produttività del nostro paese era, nella prima metà degli anni 70, se la confrontiamo con Stati Uniti, Germania, G7, Francia, Regno Unito, era praticamente seconda solamente a quella degli Stati Uniti. E anche negli anni 80 praticamente il nostro paese, come dire, è sicuramente a performance migliori di quelle del G7 e per alcuni quinquenni anche migliori della Germania. Quindi è un problema rispetto agli anni 2000. Allora, sappiamo che noi, diciamo, fine seconda metà degli anni 90 e poi tutti gli anni 2000. Quindi è un problema che il nostro sistema competitivo, il nostro sistema economico sembra quasi non aver compreso gli elementi della competizione degli anni 2000. Questa è la prima considerazione su cui dobbiamo, come dire, porre attenzione. Riprenderò più avanti questa tematica. Un secondo aspetto che emerge con forza nell'analisi degli anni 2000 è naturalmente questa strana situazione che ha vissuto il settore delle costruzioni nel nostro paese, che emerge come uno dei settori a più bassa produttività. Allora, il settore delle costruzioni ha vissuto dal 1995-96 fino al 2007. 2008, un picco di crescita negli investimenti eccezionale, quindi una fortissima crescita come è successo in tantissimi altri paesi, quindi una fase di boom del settore, trainato dai cicli immobiliari, trainato dal residenziale, ma anche sospinto soprattutto nella prima parte degli anni 2000 da investimenti in opere pubbliche, che però alla fine, se andiamo a vedere, non hanno prodotto come dire, dei risultati in termini di qualità dell'investimento, elementi importanti per la competizione. Dopodiché, che cosa è successo però? Quindi una fase quasi espansiva che è durata rispetto ai precedenti cicli dal secondo dopoguerra delle costruzioni, una fase espansiva che è stata doppia rispetto a quelli dei periodi precedenti. Allo stesso tempo però poi si è determinata dal 2007 al 2014 un crollo del mercato drammatico, il settore delle costruzioni ha perso 650.000 addetti. La crescita del periodo precedente dell'economia italiana era sostenuta comunque dal settore delle costruzioni. Negli altri paesi europei la crisi della bolla immobiliare 2007-2009 si esaurisce sostanzialmente in 2 anni e mezzo e poi il settore delle costruzioni va a comporre insieme ad altre parti dell'economia la ripresa dell'economia degli altri paesi. Sto parlando in questo caso in particolare dei paesi europei. E quindi voglio dire, il settore delle costruzioni non ha prodotto nella fase espansiva che ha vissuto un salto in termini di innovazione, tantomeno lo ha prodotto nella fase profondamente recessiva. Il che vuol dire che se andiamo adesso a leggere su altri aspetti legati al tema della competizione, alla produttività dei territori, è evidente che l'investimento, la qualità dell'allocazione, la qualità dei risultati nella trasformazione delle nostre città e dei nostri sistemi infrastrutturali è un elemento competitivo rilevante del sistema economico. Quindi non siamo stati in grado nella fase espansiva di giocare una partita di rilancio. Paradossalmente potremmo sintetizzare: il settore delle costruzioni non si è posto alla testa del processo di innovazione. In un recente studio inglese sul settore delle costruzioni inglese, il titolo e la sintesi della ricerca è Modernize or Die, cioè o tu cambi, innovi, oppure praticamente sei destinato a uscire da uno scenario di mercato dove è evidente che la trasformazione del patrimonio esistente, l'aumento di qualità, del capitale fisso edilizio, del capitale fisso infrastrutturale, il salto di scala nella qualità del capitale fisso edilizio infrastrutturale è una parte fondamentale nella risposta alle problematiche ambientali.
È evidente che è così. Tanto è che adesso toccheremo un altro tema, che è quello chiave della rigenerazione urbana e che spiega perché le città europee e la produttività delle città europee e dell'Europa, come dire, è cresciuta con modalità, almeno come componente significativa, migliore delle città italiane. C'è un altro aspetto interessante da considerare. A partire dagli anni 2012, l'export italiano ha avuto tassi di crescita importanti. Addirittura in alcuni anni, in alcuni momenti, su alcuni settori competitivi con quello tedesco. Che vuol dire che se io sono competitivo sui mercati internazionali in alcuni ambiti economici, sono competitivo e quindi voglio dire, devo avere parametri di produttività interessanti. Non ho potuto fare come si poteva fare prima dell'adesione all'Europa, prima dell'euro, con la svalutazione della moneta, che è una componente su cui varrebbe la pena riflettere per leggere il passato, ma oggettivamente i dati sulle esportazioni sono di un segmento legato prevalentemente alla manifattura competitivo. Però in che componenti? Come veniva mostrato nella ricerca, è nella componente delle medio-grandi imprese. Cioè il forte export del nostro paese competitivo legato alle medie e grandi imprese. Il che vuol dire che anche in questo caso si frammenta praticamente il tema della produttività con segmenti, come veniva ben messo in evidenza, molto deboli e segmenti invece che dimostrano che, come dire, la partita può essere giocata e che viene giocata e in qualche modo viene vinta. C'è un'altra componente sulla quale dobbiamo riflettere, che era stata da Mura accennata, ed è assolutamente il fatto che questo paese ha un divario territoriale, è l'economia avanzata, diciamo l'economia europea, per restringere il nostro campo, che ha differenze una differenza territoriale così grande. Il Mezzogiorno praticamente ha il 40% del territorio, il 34% della popolazione, 4 anni fa il 25% del PIL, oggi il 21,5% del prodotto interno lordo. È evidente che c'è un problema territoriale, rilevante, significativo, e la dimostrazione di questa situazione critica che stiamo vivendo è i flussi demografici che dal sud si stanno spostando verso l'estero o verso il nord del paese o verso aree economiche che sono in grado di offrire, come dire, uno scenario di progetto di futuro e di lavoro competitivo. È chiaro che da questo punto di vista il risultato poi della misurazione della competizione del paese nel confronto con gli altri è frutto di questi elementi diversi che lo alimentano. È un'altra componente fondamentale, e poi vado a chiudere sul tema delle città, che riguarda la qualità, diciamo, di quello che è il capitale umano nel nostro paese. Sappiamo tutti che l'Europa, che l'Italia è su 29 paesi europei ormai l'ultimo paese in termini di laureati. Quindi è evidente, sappiamo che siamo sui livelli di investimento in innovazione e ricerca tra i più bassi a livello europeo è chiaro che questo incide, ma è paradossale in questo momento quello che sta succedendo nel nostro paese in termini di questa incredibile ripresa a V del sistema economico in cui la domanda è in questo momento superiore all'offerta, no? Che ha determinato peraltro, qui toccheremo un po' più complesso, ma crescita dei prezzi naturalmente, ma quello che sta succedendo adesso in molti settori è che c'è mancanza di manodopera, cioè c'è domanda di si stanno cercando come dire persone alle quali offrire un lavoro e in questo momento si fa fatica a trovare le persone in diversi settori. Una delle questioni legata al fatto che si cercano alcune tipologie di figure professionali, no? In alcuni settori i dati sono assolutamente significativi e se prendiamo gli ultimi dati di Excelsior dell'ultimo trimestre con la proiezione di luglio-settembre in termini di domanda di lavoro e di difficoltà di reperimento delle figure dei lavoratori si sta intorno al 34%, cioè il 34%, manca il 34% del personale che si sta ricercando. E qui c'è un problema culturale, c'è un problema di formazione, c'è un problema che è legato come dire, ai caratteri del nostro paese.
Però diciamo che il tema su cui noi abbiamo lavorato e stiamo ulteriormente lavorando, e entro diciamo, la metà di settembre, la fine di settembre, sarà pronta la seconda fase dello studio, che proprio scende sul contesto delle città del nostro paese. Pensiamo che una componente importante di queste difficoltà di crescita del paese sia legata proprio al tema delle città e soprattutto a quello che è successo negli anni 2000 nelle città del mondo, nelle città europee e quello che non è successo nelle città italiane. Allora, che cosa è successo? Noi abbiamo avuto peraltro occasione nell'ambito della nostra attività di studiare 50 piani strategici delle principali città europee e di alcune importanti città del mondo. Ma se uno va a studiare quello che è successo e non conta tanto nemmeno la dimensione della città, quello che è successo è un avvio di un processo di trasformazione e rigenerazione urbana di grande importanza, no? Cioè si sono concentrati nelle città importanti investimenti che avevano come obiettivo la riqualificazione, la trasformazione, la crescita praticamente della qualità del capitale fisso edilizio infrastrutturale negli ambiti urbani, no? Attraverso fenomeni molto interessanti e importanti dove insieme ad investimenti e risorse pubbliche ed insieme ad un progetto di futuro, di una visione di futuro che emerge in ambito urbano, si sono poi integrate risorse private di grande rilievo. Quindi un partenariato pubblico e privato che ha funzionato in qualche modo, no? Peraltro con una forte consapevolezza del fatto che fosse in atto una competizione, com'è in atto una competizione tra città e città, tra città e territori e tra territori e territori. La componente demografica, da questo punto di vista, è una componente rilevante di cui tenere conto. Non è solo un problema di disoccupazione, è un problema di tasso di occupazione, è un problema di persone in età di lavoro, no? E quindi i sistemi economici in sostanza devono avere le persone per poter rispondere alla partita competitiva. Allora, il tema qual è a questo punto? Che nella competizione che si è determinata negli anni 2000, sulla base di quella che potremmo definire una nuova utopia urbana, un nuovo paradigma di sviluppo, un nuovo paradigma di sviluppo che richiede una visione sistemica, una visione olistica in cui mette insieme tutta una serie di componenti, quindi la partita si è fatta più complessa, no? Anche la competizione tra città, voglio dire, non si gioca su singoli ambiti, come dire, settoriali, si gioca su quella che è la produttività totale dei fattori, sull'insieme della capacità di un sistema territoriale di agire. Allora, da questo punto di vista è evidente, pensate alle nostre città, tranne rarissimi casi, noi non siamo, come dire, in questo momento siamo in ritardo su funzioni basic, non su funzioni advanced. Noi siamo in ritardo sulla gestione dei rifiuti, noi siamo in ritardo sul funzionamento delle reti della mobilità pubblica, noi siamo in ritardo sulla manutenzione minima urbana. Quello che sta succedendo dalle altre parti è ben altro. Noi siamo fortemente in ritardo nella capacità di rispondere in tempi giusti, che non sono tempi brevi, sono tempi giusti e certi, agli input di investimenti che vengono dall'estero, che vengono anche dal territorio. Allora, nel momento stesso in cui noi manchiamo su alcuni elementi praticamente che sono basic, mentre la partita si fa su piani advanced, allora, è evidente che oggi è facile sintetizzare qual è la partita. Offerta di lavoro, quindi qualità della vita, nella versione complessa che dobbiamo definire oggi come qualità della vita, e allo stesso tempo la capacità di una visione del futuro, un progetto di futuro. Allora, se andiamo a prendere l'elenco delle città europee, grandi e piccole, negli anni 2000, troviamo, soprattutto dal 2005 in poi, una corsa incredibile a costruire visioni e programmi di investimento. Con numeri, tanto per darvi un'idea, Stoccolma, che ha fatto nel frattempo due piani strategici ed è capitale verde europea, al 2040 vuole crescere, praticamente crescere del 40% di popolazione, creando una città nuova totalmente sostenibile, carbon zero. Copenaghen
altra città verde della sostenibilità, cresce del 20% nel suo piano. Lo slogan è Coherent Cities, dove dicono siamo sostenibili, vogliamo essere leader nella sostenibilità. Gli altri però crescono di voi. Qual è il nostro progetto? Capacità attrattiva, 20.000 posti di lavoro all'anno, 5% del PIL di crescita all'anno. Dobbiamo giocare la competizione. Come? È creando il luogo dove c'è la migliore qualità della vita, ma allo stesso tempo introducendo tutta una serie di elementi di innovazione che sono legati sia alla sostenibilità che alla digitalizzazione, ma a tutta una serie di investimenti che sono poi in grado di attrarre le forze più vive della popolazione dal territorio nazionale, dall'estero e così via. Allora, da questo punto di vista, mi sembra che quello che oggi, come dire, che negli ultimi 20 anni nel nostro paese è assolutamente mancato, è proprio questo investimento sulle città. Una mancanza pesante, forte, che ha avuto, voglio dire, possiamo benissimo dimostrare quanto negli ultimi 20 anni, e l'abbiamo anche, come dire, con uno studio misurato, si sono persi in termini solo di investimenti per la manutenzione delle funzionalità della città nei territori italiani con la crisi che c'è stata, con le politiche di bilancio. Sappiamo anche che l'IFEL ci dice che negli ultimi anni, praticamente dal 2008, le strutture tecniche degli enti, del nostro, delle strutture tecniche dei comuni sono ridotte del 30% del personale, no? Allora, siamo di fronte a una situazione in cui proprio le città, che sono diventate, come dire, lo snodo del processo di competizione, il luogo dell'innovazione, come sono sempre state, ma in forma accentuata rispetto al passato con i cambiamenti che stiamo vivendo, no? Si sono trovate praticamente in ritardo, mentre gli altri andavano avanti, saltavano, no? Allora, il tema è esattamente questo. Ora, il PNRR introduce il tema della rigenerazione urbana, c'è un capitolo dedicato alla. Bisognerà vedere quante sono le risorse che vanno in quel segmento, apre ad alcune questioni che erano già introdotte con i fondi strutturali europei quando si parlava di interventi territoriali integrati. Interventi territoriali integrati plurifondo. Questi interventi territoriali plurifondo possono reggere se c'è una visione di sviluppo della città, se c'è una politica di un certo tipo che guarda avanti e soprattutto se riesce a comporne in forme, come dire, corrette, quello che potremmo definire un partenariato pubblico e privato buono, come il debito buono di cui parla Draghi, no? Allora è evidente che però nello scenario e i dati che stiamo sviluppando, che in parte abbiamo presentato, ma che presenteremo con maggior dettaglio a settembre, dimostrano come una componente importante della scarsa produttività del nostro paese è legata proprio a questa mancanza di un interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana che invece negli altri paesi c'è stata. Questo è un po' quello che volevo, come dire, evidenziare sulla base del lavoro che stiamo facendo. Abbiamo perso il moderatore. Grazie Lorenzo, molte grazie a tutti, molte grazie a tantissimi settembre se ci punti, sarà a occasione di settembre se ci tornare sarà occasione di tornare fino a volevo anche dire che mi piace l'enfasi che hai dato all'importanza della, con brutta espressione, dico io, al capitale umano, ma è importante, diciamo, l'ho approfondita molto nella ricerca. È anche importante quella cosa che hai detto circa la carenza di investimenti negli ultimi anni sulle città e sul territorio. Io partirei proprio da qui per girare a Giovanni Pineschi, che è un esperto dell'Agenzia della Coesione, ma che partecipa a questo dibattito, in questo caso non nel suo ruolo istituzionale, di fare un suo commento un po' sulle questioni che sono venute fuori. E cioè, fare più investimenti nella città significa avere maggiore protagonismo dei comuni e dei sindaci. Abbiamo visto che ci sono degli spazi importanti per gli investimenti in rigenerazione urbana, fisica e infrastrutturale, ma anche su capitale umano nelle città, nel PNRR, nell'accordo di partenariato. C'è una necessità di tenere insieme vari livelli di programmazione. Io volevo chiedere a Giovanni due cose sostanzialmente. Quali sono le prospettive dal centro di coordinare le varie programmazioni che si faranno su questi temi, in una logica appunto di sistema,
e se siamo necessariamente sempre condannati a promuovere una competizione fra le città, o se piuttosto su qualche linea, anche con riguardo alle differenze nord-sud, non ci sia la necessità di fare una programmazione, potenziare gli interventi di programmazione per dare direttamente la responsabilità ai sindaci di fare delle cose che servono e non mettere tutto a bando. Prego Giovanni. Buongiorno a tutti, mi sentite? Spero di sì. Bene, allora proverò a rispondere a due domande non facili. Quindi sul centro di coordinamento, ovviamente, come dire, il piano PNRR, come dire, è un altro centro di spese e di programmazione che potrebbe sovrapporsi a, come dire, alla programmazione comunitaria, e quindi sarà necessario costruire delle forme di coerenza e di convergenza rispetto a, diciamo, a delle tematiche che sono comunque convergenti e congruenti, sperando di non creare confusione. Si potrebbe creare, diciamo, una forma di competizione tra i due fondi, sembra un paradosso, però è un pericolo che si cercherà di evitare, ma proprio attraverso un lavoro di coordinamento con le città, con i territori, per utilizzare questi canali di finanziamento, queste forme di programmazione che sono distinte nelle procedure ma non nei contenuti, proprio per ottimizzare questo tema, cioè il tema della convergenza delle risorse rispetto a una visione strategica, come diceva Lorenzo Bellicini, è fondamentale, è la precondizione. Poi dobbiamo capire se e in che modo le città e i territori stanno producendo questi strumenti e se questi strumenti poi sono utilizzabili in maniera diretta attraverso, cioè, per questi finanziamenti. Il tema della competizione è un tema, come dire, un altro, come dire, fantasma che potrebbe emergere, però secondo me non è questo il tema. Cioè il tema della competizione, secondo me, è un tema vecchio, oserei dire, scusatemi il termine, che però, diciamo, in ogni caso va in secondo piano rispetto al tema della convergenza e alla risposta dei territori a questa domanda di transizione. Su questo tema, ecco, volevo un po' dare un punto di vista da quello che stiamo facendo con l'Agenzia per la coesione territoriale, che sta, come dire, accompagnando le città proprio in questo processo di prima del 14-20 si chiama di sviluppo urbano sostenibile, adesso lo possiamo chiamare veramente di sviluppo sostenibile attraverso un processo di transizione ecologica. Quindi noi stiamo in questi giorni proprio abbiamo consegnato il nuovo piano REACT EU per le città metropolitane, in cui ci sono nuove risorse importanti comparabili con quelle del PONMETRO precedente, ma soprattutto che vanno a puntare su questioni, come diceva anche Paolo Ravenna, dell'ambiente, della transizione ecologica, della, come dire, della maggiore sostenibilità delle città e dell'innovazione sociale, quindi un tema economico. Su questo volevo fare una prima considerazione generale, però che viene da questo punto di osservazione, come dire, specifico, diciamo anche un po' dal basso, se mi permettete questo termine, o comunque, diciamo, di interazione tra un ente centrale e le città. Primo, la transizione ecologica di cui si parla è un processo molto complesso, cioè non è una cosa data, e che porta una noi la chiamiamo una vera e propria rivoluzione economica, una rivoluzione economica, culturale e sociale. Quindi mettere in campo gli interventi in una logica di transizione ecologica resiliente è qualcosa che comporta uno sforzo eccezionale in tempi, diciamo, contingentati, che in cui, diciamo, tremano un po' i polsi a tutti, alle città, agli organismi regionali, ai territori, ma soprattutto anche agli enti centrali, che devono cercare di assicurare, come dire, come una fede elastico tra
la Commissione e i territori, diciamo, una risposta positiva rispetto a questa sfida. È una vera e propria sfida. Un'altra cosa che va chiarita sostanzialmente, perché poi quando si parla di competitività, di sviluppo, di crescita, bisogna stare attenti, perché, come dire, quello che ci viene chiesto adesso, e spesso nei documenti di programmazione non è così chiaro, è, come dire, uno sviluppo diverso che fa capo al tema di resilienza. Dal punto di vista concettuale, resilienza è la capacità di riportare a uno stato iniziale un corpo che è sottoposto a una sollecitazione e viene deformato, evidentemente, subisce dei danni. Quindi la deformazione plastica è qualcosa che rimane permanente, la deformazione elastica è qualcosa che ritorna togliendo la forza, la deformazione resiliente, cioè la resilienza, è la capacità nel tempo di ritornare a uno status sostenibile. Questo è importante perché, diciamo, gli interventi devono essere, come dire, commisurati rispetto a questo tema. Quindi non agire soltanto sulla capacità di resistenza della città, dei territori, ma ridurre soprattutto le pressioni, cioè quegli elementi, diciamo, di dinamica economica che provocano le pressioni. Quindi stiamo parlando di cambiare i sistemi di produzione, trasferendoli dalle nuove costruzioni all'efficientamento energetico, proprio per far capire di cosa stiamo parlando, cambiare i comportamenti sul tema, per esempio, dei rifiuti. Quindi non si parla degli elementi terminali del trattamento dei rifiuti, ma si parla di come ridurre, quindi riorganizzare le città, riorganizzare i territori in filiere specifiche che riducano radicalmente la modalità di produrre benessere, di sviluppare, di produrre servizi e di consumare il territorio. Questo è fondamentale, perché se ci sono ambiguità su questo tema, allora, come dire, bene che vada, la nostra azione non è efficace quanto dovrebbe e rischiamo di sprecare i soldi. Questa è una cosa molto, come dire, molto evidente che va rimarcata. Io sono qui a rimarcarla perché, diciamo, non è un'astrazione, ma lo vediamo proprio nell'interlocuzione che abbiamo con le città che propongono degli interventi, e spesso questi interventi, andandoli ad analizzare, prefigurano una mancanza di questa visione di cui Lorenzo Bilicini sta parlando, oppure una mancanza di, come dire, di visione strategica e di capacità amministrativa. Questa è la vera capacità amministrativa, di poter modulare un intervento rispetto alle proprie competenze, al proprio organico, al proprio grado di maturazione culturale, alla propria efficienza amministrativa rispetto, diciamo, a questo orizzonte. Quindi la resilienza, diciamo, un'attuazione territoriale del piano di resilienza comporta una determinazione politica e capacità di portare a compimento. Quindi determinazione politica e capacità strategica. La presenza di una strategia territoriale a breve, lungo, medio periodo, che è fondamentale, che punti su questi elementi qua. E su questo entra in gioco il termine del plus-based. Ogni territorio deve trovare nelle proprie specificità produttive, sociali, territoriali, geografiche, gli elementi di prospettiva in un percorso fattibile, credibile, argomentabile e politicamente sostenibile. E poi quello che è fondamentale, di cui forse anche il PNR pecca in qualche passaggio, è il tema dell'intersezionalità. Cioè la resilienza non è un capitolo, come dire, che va costruito, attuato a prescindere da delle scelte di macroeconomia o di strategia di riposizionamento dei territori che non sia coerente con il piano di resilienza, che non può venire appiccicato, scusate il termine, ma deve essere congruente e soprattutto deve farsi carico degli elementi delle esternalità negative che comporta questa prospettiva di trasferimento. Perché questa è la cosa importante, cioè gli investimenti per la transizione ecologica devono in parte costruire una prospettiva di crescita, in parte compensare nel medio e breve periodo, come dire, le criticità e i danni che vengono causati nel passaggio, no? Nel trasferimento
da una, un asset economico locale o regionale, di città metropolitana, di sistema del lavoro, poi su questo la geometria è variabile, ma il tema è questo, a un altro. Allora, se non vi sono questi elementi importanti, ecco, mancano dei pezzi. Poi c'è il tema che è stato affrontato della capacità amministrativa. È chiaro che la capacità amministrativa è qualcosa che va affrontato, è la prima cosa che va, diciamo, affrontata in maniera drastica. Su questo, come dire, le risorse ci sono. Noi come il Commetro, con il React, diamo una grossa quota di assistenza tecnica, che in realtà poi è un investimento per migliorare la capacità dei territori, in questo caso le città metropolitane, a costruire questo sistema sia di governance, sia in termini di attuazione, ma soprattutto di costruzione della prospettiva, di rottura dei silos, di dialogo con le altre direzioni del comunale, dialogo con gli altri soggetti del territorio, per costruire questo percorso e poter fare, come dire, una fattibilità di attuazione del processo di transizione. Quindi abbiamo detto che è un tema fondamentalmente economico, più che ambientale, culturale e sociale. Quindi, come dire, il piano di resilienza locale, territoriale, deve farsi carico di queste elementi di dinamica e di costruzione. Su questo, per esempio, l'elemento più macroscopico, per esempio, è quello del funzionamento circolare, cioè il trasferimento di modalità di produzione dell'economia urbana, di produzione della città stessa, attraverso dei processi di riorganizzazione dei flussi di materia, di energia e di relazioni in termini circolari. In questo le città e i territori rappresentano il segmento portante, essendo le città i motori economici del territorio italiano, ma mondiale fondamentalmente, è il banco di prova principale su cui si gioca la partita del trasferimento ecologico da un modello lineare a un modello circolare. Su questo, come dire, si possono attivare un'infinità di iniziative, sia macro di livello infrastrutturale, sia di natura gestionale o dei servizi urbani, sia locali che generali, ma anche una serie di comportamenti e soprattutto attivare delle pratiche di sussidiarietà orizzontale tra il settore pubblico e privato su un tema importantissimo in cui vanno costruite le convenienze, le convergenze economiche della città, dei cittadini e delle imprese che lavorano nella città. Non sto parlando delle filiere alte che partecipano nella filiera circolare, ma anche quelle concorrono, ma soprattutto concorrono tutti quegli soggetti economici che lavorano nella città e devono contribuire a quello che noi chiamiamo il saldo ambientale, no? Il contributo economico che tutte le attività possono dare nella transizione. E questo contributo deve essere quantificato, deve essere costruito attraverso le forme di convenzione, di negozialità, e costruito attraverso le forme incentivanti. Noi sappiamo che per l'economia circolare a livello nazionale esistono due tipologie di bando, cioè quello della regione Lombardia e quello nazionale, che però finanziano innovazione. Noi qui abbiamo bisogno di probabilmente forme di incentivi, forme di bando, forme di coinvolgimento delle imprese sull'applicazione delle soluzioni circolari, che in molti aspetti hanno già uno stato di avanzamento tecnologico avanzato, quindi sono pronte per essere applicate, ma anche sostanzialmente una forma di governance che costruisca queste forme di sussidiarietà, di partecipazione e di convergenza. Questo è molto importante. Quindi la città è il teatro principale, è il banco di prova, possiamo dire questo, di questo tentativo di processo di transizione, che va fatto, che deve avere una caratteristica intersettoriale, evidentemente, quindi
come dire, alcune città si stanno attrezzando per costruire degli assessorati alla transizione oppure delle forme, delle strutture di raccordo tra i vari assessorati, tra i vari uffici che cerchino appunto di far dialogare il tema della filiera del rifiuto con il tema della filiera della produzione, del commercio, cercando di costruire dei circuiti virtuosi. E questo è un po' il tema che dovrebbe essere costruito, dovrebbe essere affrontato nella attuazione dei programmi, nella programmazione di secondo livello, che in parte, diciamo, le città si stanno come dire, misurando e sul quale tutti siamo impegnati a dare un contributo, gli enti di ricerca, diciamo, le associazioni di categoria, i soggetti territoriali, i soggetti centrali che devono fare devono cercare di fare questo lavoro di accompagnamento, anche come dire, tenendo aperta la prospettiva territoriale e globale, cioè perché spesso le città, specialmente città medie, magari lavorano stand alone, no? E quindi magari sono virtuose, però sul tema del riposizionamento, non chiamiamolo più competitivo, ma convergente, magari non hanno una visione territoriale ampia, che poi non è detto debba essere di prossimità, ma potrebbe essere, come dire, costruita attraverso le reti. Alcune città lo fanno, alcune città non lo fanno. Quindi attraverso le reti di città, reti di città medie, costruire delle forme di cooperazione proprio per essere più efficaci in questo tipo di processo. Quindi devono essere costruiti questi rapporti. Attraverso cosa? Attraverso gli strumenti. Per esempio la collega dell'Istat parlava di quell'interessantissimo strumento messo a disposizione dei policy maker, degli studiosi, di vedere il territorio come aggregazioni di sistemi di relazioni economiche e fisiche. E quello sicuramente è qualcosa che va preso in considerazione anche rispetto ad altri tipi di rappresentazioni, quindi la rappresentazione del quartiere, la rappresentazione della città che si rigenera, la rappresentazione della città che instaura un rapporto virtuoso con la campagna, diciamo, limitrofa, costruendo delle filiere farm fork, ma anche di distribuzione specifica dell'alimentare, le strategie di ricarbonizzazione del territorio negli spazi aperti, negli spazi verdi, nella campagna. Ecco, queste sono forme di progettazione, di prospettiva che vanno costruite a livello di area vasta, a livello di distretto, a livello di sistema del lavoro, a livello micro, per costruire, diciamo, un piano, prima di tutto una prospettiva, poi un piano, diciamo, di trasferimento, rispetto al quale poi tutti i tasselli delle programmazioni PNRR attraverso le forme di bando, purtroppo non riusciamo, rispondo a Francesco, non riusciamo a distaccarci da quel tipo di procedura, quindi concorsuale premiale, che purtroppo va, diciamo, a appesantire e comunque, diciamo, crea delle forme di distinzione inevitabili per il PNRR, ma evitabili su altri tipi di strumenti, ma soprattutto, come dire, mitigabili queste, diciamo, procedure attraverso, diciamo, un buon piano di visione strategica e un buon piano di fattibilità di messa in pratica di questa visione. Questo è fondamentale. Se c'è questi due strumenti principali, poi tutto il resto diventa più semplice, anche rispetto a un lavoro di capacitazione amministrativa che è fondamentale. Concludendo, appunto, quindi noi abbiamo bisogno di strumenti di pianificazione e di programmazione che siano efficaci, che si distacchino anche dalla fattispecie tradizionale del piano regolativo o del piano strategico, un po' come li abbiamo visti, sono dei piani di grande visione, sulle quali poi c'è un po' un elastico su quali sono poi gli orizzonti e le priorità che vanno poi costruite nel tempo giusto, appunto, non nel tempo breve, nel tempo giusto, perché alcune cose possono fare nel tempo breve, alcune cose che vanno fatte nel tempo lungo, alcune cose che vanno fatte nel tempo breve e medio, per fare in modo che le cose del tempo lungo vengano attuate nel momento giusto. Ecco, scusate il gioco di parole, ma è questo un po' il tema, no? Quindi, pianificazione funzionale e degli strumenti. Noi, come, diciamo, agenzia, poi Paola Ravenna, che lavora con noi, ha lavorato sul PONMETRO, abbiamo lavorato sui patti, quindi su strumenti diversi, e io non sono convinto, non so se Paola è convinta su questo, che gli strumenti di
di attuazione devono essere gli strumenti leggeri, informali, diciamo così, e multilivello, quindi dei tavoli di discussione in cui i problemi vengono messi sul tavolo, vengono affrontati in maniera unitaria ma anche contestuali, uno per uno, attraverso un lavoro quotidiano di, come dire, di accompagnamento. Questo, diciamo, mi sento di dire che come, diciamo, agenzia, come Pommetro, non so se mi sentite, ecco, come Pommetro, ha dato i suoi frutti, perché noi riusciamo a, in qualche modo, mettere a terra, scusate il termine, diciamo, degli elementi di prospettiva, ahimè, non di grande prospettiva, ma di media prospettiva, attraverso, diciamo, un lavoro continuo e un processo di capacitazione che non cade dall'alto, ma si costruisce ogni giorno attraverso i saperi, diciamo, e le disponibilità delle amministrazioni e degli enti centrali, dei saperi tecnici che sono disposti, come dire, a rimboccarsi le maniche e lavorare insieme anche su problemi di cabotaggio, come dire, non altissimo, che però concorrono a costruire una cultura dell'attuazione, una visione strategica e un'operatività che, ripeto, non si può cadere dall'alto, ma va costruita attraverso un lavoro di interazione. L'abbiamo fatto con le città metropolitane, si fa meglio con le città medie, ho concluso, e quindi questo è un po' l'orizzonte che posso dare come fotografia, cioè la fotografia posso dare rispetto a un orizzonte futuro molto prossimo. Grazie Giovanni, guarda, abbiamo tante domande, io vorrei provare a fare un giro velocissimo, in realtà le domande sono veramente tante e sarà materia secondo me di riflessione nostra per organizzare sicuramente un secondo momento di approfondimento. Sono vari temi che vengono trattati, dalla capacità amministrativa all'impatto sociale, alla capacità delle città di avere, di dotarsi di progettisti per avere una visione strategica, eccetera. Però io inizierei facendo il giro e pregando gli interlocutori di essere veloci. Io comincerei dalla dottoressa Franconi, perché dal rapporto territoriale 37% di popolazione su 14 città metropolitane, 36% di popolazione sui 21 sulle 21 aree funzionali. Allora, usando le parole di Marco Odaldi, ma siamo sicuri che puntare sulle grandi città sia un elemento di maggiore competitività del sistema, o invece dobbiamo modulare l'investimento facendo in maniera tale, appunto, di far emergere questo protagonismo delle città medie, delle aree funzionali, che come voi rilevate nel vostro rapporto sono un punto qualificante anche della competitività del paese? Prego, molto veloce, per cortesia, dottoressa. Assolutamente, non, è proprio la lettura integrata del territorio, è proprio questo, poter mettere insieme diverse realtà e poter portare avanti tutte queste realtà. E soprattutto mi collegherei alla parte fondamentale della resilienza. Le città sono purtroppo molto difficili da trattare da un punto di vista della resilienza, e bisogna investire di più quindi in ambiti che sono meno densi di popolazione, per cercare di ristabilire degli equilibri. Quindi assolutamente un ruolo fondamentale hanno anche i borghi, i piccoli comuni e soprattutto le città medie, e ugualmente le unioni di comuni. Istat comincerà un progetto di mappatura totale delle unioni di comuni per poi iniziare un'analisi vera e propria di queste realtà. Grazie. Grazie dottoressa anche per la brevità. Io passerei la parola a Paola Ravenna. Qua c'è una domanda specifica che ci faceva Costino Costantino sul ruolo dell'europrogettisti, dell'europrogettazione. Noi sappiamo che il comune di Venezia storicamente ha un potente ufficio, diciamo, di europrogettazione, e riesce a tirar fuori interventi e risorse anche dalle linee, diciamo, a gestione diretta della Commissione Europea. Ecco, una valutazione su questo, su che investimenti fare, e poi più in generale sulla capacità diciamo delle città di integrare diciamo i vari interventi, appunto, fra investimenti sulle infrastrutture, capitale umano, inclusione sociale, eccetera. Anche per te molto velocemente. Grazie.
Sì, certo. Grazie Francesco, cercherò di essere velocissima. Allora, l'investimento in europrogettisti, una volta era solo europrogettisti perché ci occupavamo solo di quei fondi, ma ormai, come abbiamo visto, come ha illustrato Giovanni, abbiamo anche i fondi nazionali come il Patto per Venezia, il recentissimo Pinqua o il primissimo, la primissima linea di finanziamento con un approccio integrato simile a quello europeo, che è stato il piani periferie, cioè il primo bando periferie. È fondamentale investire in questa professionalità, ovvero la professionalità quella del project management, per cui dalla pianificazione, progettazione, monitoraggio, intervento dove ci sono scostamenti e rendicontazione finale, è una professionalità che non si improvvisa assolutamente, vanno fatti gruppi specifici. Noi siamo uno staff di quasi 20 persone, abbiamo investito in questo a partire dagli anni, dal 2000, fine 98-99. È una cosa fondamentale. Questo oggigiorno, questo è un metodo che abbiamo imparato con i fondi in partenariato, cooperazione territoriale europea o fondi gestiti direttamente dalla Commissione. Ci è stato utilissimo quando abbiamo iniziato nel 2014 con l'avventura con Metro, soprattutto sull'approccio integrato, e lo è ancora di più oggi, dove avevo provato in questo momento a stilare le linee di finanziamento di cui ci occupiamo. E tra la politica di coesione 21-27, la specifica del Next Generation EU con i fondi React, integrazione del Pometro e PNRR, il Pinqua, il bando di generazione urbana, i bandi singoli anche dei ministeri, ad esempio adesso ce ne sono due del MITE sul tema dei cambiamenti climatici, insomma. È fondamentale integrare queste linee di programmazione, ma avendo a monte una pianificazione, cioè devi avere almeno 5 linee nelle quali l'amministrazione vuole andare in un mandato di 5, meglio 10 anni, sul quale appoggiare tutte queste linee di finanziamento con le loro caratteristiche diverse. Questo consente all'interno, ovviamente solo a seguito di un rafforzamento amministrativo, perché ormai l'attività veramente è sempre più coinvolgente e trasversale nella macchina amministrativa, all'interno della macchina vanno messi a dialogare i settori come i lavori pubblici, il sociale, la cultura, lo sport, chi si occupa dell'edilizia abitativa, eccetera. L'ambiente, per esempio, tutti i piani di mitigazione dei cambiamenti climatici ovviamente passano per i lavori pubblici, per la gestione del verde e così via. Pertanto autonomia alle città nell'agire, le città hanno una visione del territorio diretta e immediata fuori dalla porta dell'ufficio e quindi anche la possibilità di integrare le linee di finanziamento sulla pianificazione locale integrata. Grazie. Grazie Paola, utilissimo. In parte hai risposto alla domanda che avrei voluto fare, che farò anche a Lorenzo Pellicini. Costanza e forza dell'indirizzo politico, capacità delle macchine amministrative, ma qui Emanuele De Candia, che ci ha fatto diverse domande, ci dice: come facciamo a scongiurare la proliferazione di piccoli progetti, di piccola progettazione frammentata, e aiutiamo i comuni a ricostruire quella visione di cui Lorenzo ci hai parlato. Poi un'altra cosa a margine, c'è un nostro uditore che ha chiesto anche se il CRESME si sta occupando anche di competitività delle città medie o sta facendo qualche cosa, ma ti prego di essere veloce, poi faremo ulteriori approfondimenti, era solo una curiosità. Prego. Allora, diciamo che oggi è fondamentale, lo diceva anche Pineschi, ma questo dobbiamo avere una visione, e questa visione possono averla tutti, non c'è dubbio, i grandi o i piccoli. Naturalmente si tratta di costruire poi visioni di un certo tipo, proporzionate alle situazioni. Allora, se non ricordo male, lo studio dell'Istat, quello del 2017, sui sistemi locali del lavoro, vado a memoria, ma dava un 30% di popolazione alle aree metropolitane, un 27% ai sistemi medi e un 33% al territorio diffuso, che è abbastanza articolato, dove dentro ci sono quote più piccole delle aree interne, poi tutta la campagna e la distribuzione della città diffusa sostanzialmente, no? Allora è evidente che città metropolitane, secondo me, e città medie, con i loro sistemi in qualche modo, ma le città come guida, sono in grado di sviluppare, e città media vuol dire città di 150.000 abitanti, cioè voglio dire 100.000 abitanti. Il problema è che quando arrivi invece su un tema diffuso, l'aggregazione dei diversi soggetti è fondamentale ed è la cosa più difficile, no? Tenete presente che questo tema del territorio diffuso
come dire, ce l'hanno tutti. La Germania, per esempio, ci assomiglia su molti aspetti. È vero che però poi la partita competitiva si gioca più su alcuni piani che sono legati, come dire, alle dimensioni delle diverse città, no? Quindi si deve creare una scala di riferimento. Oggi, secondo me, la partita è, come dire, più difficile, ma più chiara, perché si è definita la nuova utopia di sviluppo, il nuovo paradigma dello sviluppo. I contenuti di questa nuova utopia, di questo nuovo paradigma, è difficile da attuare, ma sono chiari. Allora, è sulla base di questo che vanno costruite le diverse visioni. La difficoltà dov'è? È che lo scenario, cioè tutti noi siamo stati abituati a lavorare in termini lineari, come giustamente si diceva. In realtà non è solo, è un problema non solo di necessità assoluta di circolarità, ma è anche di gestione della complessità. Quindi dalla linearità praticamente è una visione sistemica e circolare del processo di sviluppo che va costruita. Però, come dire, lo stiamo capendo come si può fare e credo che in questo momento ci possa essere veramente uno spazio fondamentale di una partnership pubblico e privata buona proprio per costruire sui territori progetti di questa natura. E credo che da questo punto di vista le amministrazioni possano trovare anche in spinta, il PNR fa riferimento per esempio al terzo settore, no? Fa riferimento, cioè praticamente gli enti locali possono contare su soggetti che possono contribuire praticamente a mettere insieme interessi, stakeholder, costruire assieme la visione, e alla base di questo scenario di visione c'è una parola chiave che è quella di corresponsabilità, no? Nel momento stesso in cui noi costruiamo una corresponsabilità, che come giustamente diceva Ravenna, tocca i diversi assessorati da un lato, ma tocca anche gli interessi del territorio. E allora in questo principio di corresponsabilità io posso costruire, ai diversi livelli, perché il principio vale per tutti, per i grandi e per i piccoli, visioni dello scenario, visioni del futuro. Queste visioni, all'interno di queste visioni, poi posso io inserire più facilmente quelli che sono elementi concreti a breve, medio, lungo, che riguardano poi operatività, investimenti, risorse, no? Fattibilità, come giustamente diceva Pinischi. Quindi questo è, come dire, il disegno, l'architettura, il modello è definito. Dobbiamo cominciare a riempirlo di contenuti e aiutare tutti a svilupparlo. Quindi questa è la questione che io vedo in questo momento. E la cosa paradossale, possiamo farlo, perché è vero che abbiamo obiettivi strettissimi, perché il 2026 è domani e per i fondi strutturali è 2027. Ma sono 5 anni, in 5 anni costruiti bene, partiti bene, progettati bene, si possono fare tante cose che devono essere proporzionate anche ai tempi che abbiamo. Alcune cose potrebbero essere pezzi poi di sviluppi più avanzati. Diciamo che quello è proprio è il momento per un nuovo piano culturale, però possiamo farlo. Il CRESMES è disponibile, lo stiamo facendo, stiamo lavorando a Brescia, abbiamo preso 2 progetti importanti, Brescia è arrivata seconda col Pinqua, e abbiamo preso, siamo arrivati quinti sul piano su quello Lombardia, fatto di corsa peraltro, perché abbiamo aiutato il comune che faceva fatica, in forte partnership però, ma non solo noi, cioè voglio dire è il territorio stesso che può trovare un momento importante di, come dire, come una sorta di salto, partiamo in difficoltà, ma se siamo bravi possiamo recuperare meglio di altri e si vedrà, e così si vedrà anche la ripresa e la crescita. Grazie, grazie molto Lorenzo, ci ritorneremo su questi temi. Vorrei chiudere con Giovanni Pineschi, in modo che diamo poi al Presidente Canelli, quasi in tempo, diciamo nei tempi previsti, la parola per le sue conclusioni. Volevo valorizzare una domanda sul tema dell'impatto delle cose che facciamo. Sappiamo che noi stiamo nei prossimi 3 anni siamo, come dire, a cavallo fra la vecchia programmazione, l'avvio della nuova programmazione, le necessità di impegnare le risorse del PNRR. Ecco, che fa l'agenzia, come la vedi tu, insomma, circa la capacità di guardare l'impatto delle cose che si fanno e quindi di capitalizzare magari gli investimenti, provando poi a lavorare ad incrementare le cose che sono state fatte, a capitalizzare, a valorizzare gli impatti anche sociali degli investimenti che facciamo. Qual è il tuo punto di vista su questo tema, anche abbastanza velocemente, perché siamo quasi fuori dai termini, e poi daremo la parola per le conclusioni al nostro Presidente. Prego Giovanni. Grazie. Il tema di misurare gli impatti è talmente importante che in qualche modo interferisce con il tema della visione, perché se io poi non so come misurare gli impatti, non so
come rappresentare anche questa forma di misura, perdo facilmente di vista anche gli obiettivi. Quindi la cosa importante è costruire delle batterie di indicatori, però diciamo semplici da un certo punto di vista e complessi dall'altro. Nel senso, questi indicatori con forti livelli di proxy che diciamo riescono a dimostrare in maniera semplice l'efficacia di un'azione. Quindi gli indicatori response rispetto, diciamo, problema risposta, no? Sul tema per esempio dei servizi ecosistemici, semplificando moltissimo e trovando quei 3, 4, 5 indicatori che dimostrano l'efficacia di un'operazione. Gli indicatori sulla capacità, sull'efficienza amministrativa, che sono degli indicatori di autovalutazione per cercare di costruire degli interventi di miglioramento, di capacitazione, di potenziamento in itinere non ex post, e degli interventi appunto di risposta economica, di cui per esempio già il React ha già una lista di indicatori, che sono appunto posti di lavoro non persi o riguadagnati o non persi dopo un anno, no? Già questo basterebbe per cercare di misurare il tipo di azione che uno deve fare, e questi vanno costruiti fondamentalmente. C'è già qualcosa, però c'è ancora molto da lavorare. Su questo, su Istat, abbiamo già fatto dei ragionamenti con i colleghi sul verde, sul verde urbano e su tutto quello che comporta appunto il tema della sostenibilità ambientale in tema urbano. Grazie Giovanni, alle 13.01 diamo la parola ad Alessandro Canelli, il nostro presidente, per le sue conclusioni. Io ringrazio innanzitutto i relatori, ringrazio i partecipanti che si sono mantenuti costanti fino a quest'ora. La discussione è stata molto interessante, non siamo riusciti a rispondere a tutte le domande, metteremo sul sito il nostro webinar con tutti i documenti postati e ci ripromettiamo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, dopo l'estate sicuramente, di ritornare su questo tema, perché è un tema decisivo per le sorti del nostro Paese. Quindi grazie a tutti, la parola per la chiusura al Presidente Alessandro Canelli. Prego Presidente. Grazie Francesco. Beh, anche da parte mia innanzitutto un ringraziamento a voi della struttura che avete organizzato questo talk on web e ovviamente a tutti i relatori, al CRESME, quindi all'Agenzia per la Coesione Territoriale, all'Istat e alla dottoressa Ravenna, responsabile del Pommetro. Ora, è stata una mattinata molto interessante. E a me tocca dare le conclusioni, ma avete già ovviamente affrontato quelli che sono i punti nodali delle varie problematiche e delle varie questioni che erano oggetto di questa mattinata, partendo dalla, diciamo così, prima parte delle relazioni che sono state fatte. Ovviamente abbiamo ulteriormente approfondito l'aspetto che caratterizza il sistema economico italiano e che lo caratterizza non da poco, lo caratterizza ormai da decenni, cioè la bassa produttività, la bassa capacità di crescita del nostro paese, che comunque sia è in linea con una, seppur in maniera peggiore sicuramente, rispetto a tutti gli altri paesi OCSE. Poi ci sono le peculiarità italiane che vanno a individuate ovviamente nella difficoltà nel fare impresa nel nostro paese, nella bassa qualità del capitale umano che caratterizza il nostro paese. Voi pensate che abbiamo un sistema formativo, scolastico, universitario che è estremamente arretrato rispetto a tanti altri paesi. Abbiamo carenze strutturali, infrastrutturali, divari tra nord e sud, bassi livelli di spesa in ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica. Sono tutti fattori che conosciamo tutti. Quindi, sapendo quali sono i fattori che bloccano la crescita del nostro paese, evidentemente bisogna agire su quei fattori, cioè su quelle, diciamo così, variabili che consentono di spingere i processi di crescita e di sviluppo del nostro paese. In tutto questo, noi siamo un paese dove già dagli anni 60, dall'inizio degli anni 70, adesso non ricordo esattamente, ci sono più persone che non lavorano rispetto a quelle che lavorano. Noi siamo un paese
dove ci sono degli assegni pensionistici con disuguaglianze incredibili, ma la maggior parte dei quali sono a livelli da fame per i pensionati. Abbiamo un sistema di welfare che molto spesso non riesce ad incidere in maniera dignitosa sulle necessità di disabili, di anziani. Siamo un paese dove i tassi di crescita e produttività, li abbiamo visti, sono bloccati, da tantissimi, stagnanti da moltissimi anni, dove la maggior parte, 30 milioni di persone, sostanzialmente non pagano le imposte perché hanno livelli di reddito bassissimi. Siamo un paese conciato così e di contro abbiamo un'opulenza diffusa. Nessuno rinuncia alle vacanze, tutti vogliono andare in vacanza all'estero, tutti si comprano due o tre telefonini, tutti si comprano la loro macchina ultimo modello, tutti giocano. Siamo il paese in cui si gioca di più in Europa. Tutti giocano. Siamo un paese quindi che, diciamo così, da questo punto di vista non ha più fame, si è affievolita tantissimo la voglia di emergere professionalmente con il lavoro. Siamo un paese che si sta sedendo, e questo lo è ben prima dalla, diciamo così, stagione pandemica, ben prima, almeno dall'inizio degli anni 90, da metà degli anni 90 si sono instaurate dinamiche di questo genere. Ora abbiamo una grande opportunità, abbiamo la grande opportunità di poter dare una scossa a questo paese, utilizzando queste ingenti risorse che stanno arrivando sul nostro paese. Ora, circa 60-61 miliardi di euro sono stati calcolati, che possono in qualche modo incidere, arrivare. Pronto? Pronto. Sì? Mi sentite? Ok. 60-61 miliardi di euro che possono direttamente o indirettamente atterrare sui centri urbani, chiamiamoli così. Ora, centri urbani, io sono d'accordo con quanto è stato detto da qualcuno, non devono essere considerati ovviamente soltanto le città metropolitane. Noi abbiamo un sistema di città medie, di città medio-grandi, che svolgono un ruolo strategico fondamentale, che sono stati caratterizzati negli ultimi 10 anni da un taglio di risorse degli investimenti pari a circa il 20-25%, dove hanno subito i comuni di queste dimensioni blocchi del turnover, che hanno ridotto almeno del 25% le risorse umane, aumentando sensibilmente l'età media dei propri dipendenti, impoverendo quindi le strutture dei comuni di quelle competenze che ovviamente adesso sono basilari e necessarie per poter fare progettazioni. Come però? Allora, qui quello che ha detto Bellicini non mi trova d'accordo di più. Secondo me è il fulcro della questione. Le città, le amministrazioni devono dotarsi di agende di sviluppo urbano. Chiamiatele come volete, piani strategici, visioni, quello che volete, sono a tutti gli effetti agende di sviluppo urbano, dove ogni amministrazione, ogni comune, ovviamente più partecipata può essere, diciamo così, la costruzione di quelle che sono le necessità e i bisogni dei territori, che non devono essere, a mio modo di vedere, anche se sei una città medio grande, comunque sia, non devi pensare soltanto ed esclusivamente alla città, ma devi sempre, subito, in maniera, diciamo così, propedeutica a quello che potrà avvenire in futuro, stabilire reti con i territori limitrofi. C'è la competizione, ma c'è anche la collaborazione, che è un fattore chiave di successo dei territori. E quindi da qui bisogna sicuramente partire. Una volta che hai la visione, sicuramente potrai andare a intercettare in maniera più consapevole, in maniera migliore, in maniera più strutturata, in maniera tale da poter misurare meglio gli impatti che quelle risorse potranno avere sui territori stessi. Questo è il metodo, sono d'accordissimo. Adesso io non so come il governo deciderà di far atterrare, far arrivare le risorse sui centri urbani. Per ora siamo in una situazione di questo genere.
Sembrerebbe che abbiano trovato, diciamo così, la quadra sul finanziamento della parte, diciamo così, digitale, ok? Quindi abbiamo circa 3 miliardi che dovranno andare sulla costruzione dei cloud nazionali e sui voucher per i comuni per spingere su processi di digitalizzazione degli archivi, che sono di fondamentale importanza per rendere la vita più semplice a cittadini ed imprese nel rapporto con la pubblica amministrazione. Circa 1,2 miliardi andranno sulla telemedicina e circa 1 miliardo, mi dicono, sulle scuole digitali. E questo è un primo punto sul quale abbiamo le idee un po' più chiare. Un secondo punto, ad oggi, sto dicendo perché ci stanno lavorando, un secondo punto che sembra essere stato smarcato è quello delle risorse che arriveranno, che sono governate dal Ministro della Cultura, mi sembra, quindi da Franceschini, sui borghi antichi, sulla riqualificazione dei borghi antichi, circa 1 miliardo di euro. Abbiamo poi, che è già in fase di definizione, il nuovo Urban, i nuovi progetti Urban, che cuberanno circa 2 miliardi di euro, quindi fondi per le riqualificazioni urbanistiche dei centri urbani e delle città, e non si fa riferimento solo ed esclusivamente alle città metropolitane, ma alle città medie anche. Non è ancora stato definito con esattezza il taglio dimensionale della popolazione, lo possiamo immaginare dai 50 a 60 mila abitanti in su. Queste ci sono già, però vanno costruite ancora tutte le altre, perché la cosa fondamentale è anche fare arrivare queste risorse nel minor tempo possibile, nella maniera più snella possibile, ma non così. Poi ci saranno i bandi, magari ci saranno gli sportelli aperti, quindi con le procedure a sportello su alcuni temi. Però quello che è importante è che vengano date, dal mio punto di vista perlomeno, così come si fa anche in altri progetti europei. Il Port Fesl in Piemonte, per esempio, richiede che il comune capoluogo costruisca l'agenda di sviluppo urbano per poter ottenere determinate risorse. Ecco, alla stessa maniera bisognerebbe spingere le varie amministrazioni ad andare in quella direzione, che è quella peraltro auspicata da Bellicini. Perché si fonda anche su evidenze empiriche che derivano da esperienze che arrivano da altri paesi europei che hanno avuto successi straordinari da questo punto di vista. Quali sono le altre problematiche vere? Lo sappiamo tutti. Per fare bene bisogna progettare, bisogna rendicontare, bisogna monitorare l'andamento delle procedure. In questo momento i comuni, alcuni sono ben strutturati, alcuni ce la fanno, altri no. E quindi qui c'è un vulnus che va ovviamente colmato. Ho sentito qualcuno che parlava di competence center nelle domande che si farebbe in Lombardia. Questo è un modello che potrebbe andare avanti, che potrebbe andare bene per tutto il paese. Cioè IFEL si sta impegnando in questo, vuole costruire una piattaforma tecnologica, una sorta di competence center, dove chiama e raccolto advisor, consulenti, magari con accordi anche con ordini professionali, che vadano sui territori a colmare il gap di competenze per poter costruire progettazioni di area vasta magari. Magari qualche comune ce l'ha già, il personale adeguato, molti non ce l'hanno e quindi si possono appoggiare a queste strutture. Questo è un modello che andrebbe ovviamente approfondito, noi stiamo andando in quella direzione per poterlo proporre poi ovviamente al governo. La terza questione è che bisogna stare attenti che l'atterraggio di queste risorse avvenga in maniera equa e omogenea sui territori e anche tra, diciamo così, città con tagli dimensionali diversi, perché se no c'è il rischio che queste risorse possano diventare, se non governate bene e adeguatamente anche sotto questo aspetto e sotto questo profilo, degli acceleratori di disuguaglianze, e questo va evitato assolutamente nel nostro paese. Resta il fatto che il sistema complessivo dei comuni italiani deve essere supportato, ci devono credere, perché ha già dimostrato in passato, e lo può dimostrare ancora,
di essere uno, se non il fondamentale, driver di sviluppo e di investimento di spesa pubblica nel nostro paese. Già lo siamo, possiamo continuare ad esserlo, ed è quel driver di sviluppo che consente di far atterrare le risorse nel più breve tempo possibile, perché noi abbiamo bisogno di dinamiche di crescita, anche da questi investimenti. È un'opportunità unica che abbiamo, ovviamente ne stiamo parlando su più tavoli, a più livelli, bisogna trovare soltanto i meccanismi procedurali giusti, ovviamente all'interno di una visione, perché non c'è soltanto la visione della città, c'è anche la visione del paese, alle quali ovviamente le città si devono poi uniformare. Comunque grazie veramente per gli spunti di questa mattinata, che è stata molto interessante, e auguro a tutti ovviamente una buona giornata. Grazie.